Di lavoro non si può morire, fermiamo la strage, sciopero e sit-in nelle Marche contro gli infortuni, ben 3 ogni ora, 13.000 in soli 8 mesi, 20 quelli mortali. Panificatori, più di 1.300 imprese a rischio per il caro energia, uno tsunami per più di 5.000 occupati. In centinaia al Miralfiore per il presidio degli ambientalisti. Obiettivo raccogliere 1.000 firme per chiedere al comune più rispetto, maggior sicurezza e un comitato di gestione per la manutenzione del parco. La Regione Marche è da parere negativo al parco agrivoltaico sulle colline tra Fano e Cartoceto. Tra poco in collegamento il sindaco Seri, che ha incontrato il proprietario dei terreni per ribadire la contrarietà del comune al mega impianto. Una piazza urbana al posto dei parcheggi e la riqualificazione di via Stelle di Mare e dei giardini Tonucci. Il comune di Fano ha presentato il progetto Waterfront per il lungomare di Torrette Ponte Sasso. I lavori al via dopo l'estate 2023. Scadono il 19 ottobre le iscrizioni ai nuovi corsi dell'ITS Turismo e Nuove Tecnologie, una scuola d'eccellenza che offre percorsi di specializzazione tecnica con il 50% delle ore svolte in azienda. Dei 22 diplomati all'ultimo biennio, l'86% ha già trovato lavoro. Lunedì 10 ottobre, buonasera a tutti e benvenuti a Occhio alla Notizia. Fermiamo la strage sul lavoro. Con questo slogan i sindacati hanno indetto per oggi una manifestazione regionale unitaria ad Ancona, azionando anche le sirene del porto. Un'ora di sciopero e oltre 60 assemblee in aziende in cui hanno partecipato centinaia di lavoratori. Nelle Marche tra gennaio e agosto gli infortuni sul lavoro hanno superato i 13.000, registrando un più 23% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Come dire 60 al giorno e 3 ogni ora, 20 invece sono quelli mortali. Diverse le proposte sindacali per invertire la rotta, ad esempio l'istituzione del reato di omicidio sul lavoro oppure una patente a punti per le aziende con la chiusura di quelle che non riescono a garantire la sicurezza. Per i sindacati servono più formazione e controlli. Aspettiamo da maggio 2021 un incontro con il presidente Acquaroli, ha riferito il segretario della CGIL Marche. Impegni presi fino ad oggi ma andati a vuoto e che dimostrano, ha detto, una poca sensibilità nei confronti della salute e della sicurezza di migliaia di marchigiani. Di lavoro non si può morire. Passiamo ad un'altra emergenza, che è quella dell'aumento esponenziale delle utenze del gas e dell'energia elettrica, che mettono a rischio la tenuta delle imprese della panificazione. Secondo una recente analisi di Assipan Confcommercio, a livello nazionale sono oltre 1.300 le aziende che potrebbero chiudere. Allora vediamo il servizio con le interviste che sono state realizzate da Cristiana Guerra. In Italia le prime stime sugli effetti della crisi sul settore della panificazione evidenziano che da qui alla metà del 2023, in assenza di aiuti concreti alle aziende o interventi strutturali, potrebbero chiudere fino a 1.350 imprese dell'intero settore, con una perdita di circa 5.300 posti di lavoro. Il quadro attuale disegna uno scenario che configura un balzo eclatante delle voci di costo, mediamente quadruplicate per gli operatori. Fino a questo momento, come spiegato dal presidente Assipan di Pesaro Urbino, Marcello Angelini, le imprese della panificazione si sono ingegnate con modifiche alla produzione o sostituendo determinati prodotti, ma ora, aggiunto, a causa degli aumenti sconsiderati dell'energia non è più sostenibile, così come è anche difficile pensare ad aumenti dei listini che si scaricherebbero sul consumatore finale, il quale, in fin dei conti, vive la nostra stessa drammatica situazione. Di quanto sono aumentati in generale i prezzi? Purtroppo fino al mese scorso ancora avevamo il prezzo bloccato, quindi eravamo nella norma come gli altri anni, e invece adesso sono triplicati, quindi e non solo le bollette, anche oltre la farina, che già da dicembre che abbiamo avuto questo aumento, anche altre materie prime tipo pomodoro, latte, sono aumentati, olio. Al momento siamo un po' in difficoltà. La gente anche fa delle spese in maniera più oculata? Certo, abbiamo visto che inizia anche sul pane, è una piccola cosa, però magari invece di prenderne un pezzo più piccolino, prende un pezzo più grande e gli dura anche qualche giorno in più. Lei come affronterà, come pensa di affrontare quello che sarà definito il dramma dell'autunno, con questi rincari, queste bollette esorbitanti che arriveranno? Dico sempre, il mio motto è positività. E comunque dovremmo magari ottimizzare un po' di più qualche spesa, che tipo io al cliente non dico mai di no, anche per una crostata accendo il forno e la cuocio.
Adesso questa cosa magari non la potrò più fare, ecco. Dovrò magari riempire il forno intero, oppure, che ne so, anche le commesse, aggiustare con gli orari per non avere magari dei buchi. Poi vedremo come si può fare. Scusi, lei le prime bollette già le ha viste? Di quanto sono rispetto a prima? Allora, noi la prima bolletta è arrivata adesso. Adesso non dico la cifra, però comunque è triplicata rispetto a quella passata. Secondo lei, a livello nazionale, il governo che cosa dovrebbe fare? Subito qualche misura immediata? O forse si doveva già muovere da prima? Sicuramente si doveva muovere già prima. Aspettiamo il governo se riesce a darci qualche contributo per andare avanti. Adesso noi non è che chiudiamo l'attività, perché comunque dopo 20 anni di duro lavoro, insomma, anche perché il lavoro nostro del panificatore si sveglia alle 1:30 di notte fino a mezzogiorno, quindi sono orari un po' difficili. E teniamo duro, ci rimbocchiamo le maniche e vediamo se qualcuno ci dà una mano. Sicuramente anche due mani ci vogliono, in questo momento purtroppo sì. Rincari i prezzi, anche sul pane ci sono degli aumenti notevoli. Qua francamente grossi aumenti finora non li ho registrati, anche se chiaramente per questioni energetiche ci saranno, perché è un problema che riguarda un po' tutti i commercianti, di questi forni che hanno bisogno di energia per fare il pane, per dire. Però insomma io sono anni che sono cliente qua, mi devo trovare abbastanza bene, quindi se ci sono degli aumenti sono regolari e giusti. Invece in generale gli aumenti? In generale c'è molta speculazione. Molta speculazione, anche se poi non sono giustificati. Ma secondo lei prima o poi qualcuno si rivolterà? Beh, è un momento un po' particolare, adesso mancano punti di riferimento, c'è una politica che è molto vacillante, vediamo cosa succede. Chiaramente non abbiamo fatto delle scelte energetiche prima, ma noi siamo in Italia, ci pensiamo sempre dopo. Al Parco Miralfiore di Pesaro, famiglie e attivisti hanno firmato una petizione per chiedere al Comune di sospendere il taglio del verde e di affidare la manutenzione del parco ad un soggetto competente da individuare con una gara d'appalto. Era un continuo vievai di genitori con i figli, di giovani anziani e di ambientalisti. Sono state circa 300 le persone che ieri mattina si sono recate al Miralfiore con un unico obiettivo, quello di difendere il parco, chiedendo al Comune di Pesaro più attenzione, cura e sicurezza. Nel gazebo, sistemato a pochi metri dalla grande quercia, simbolo della manifestazione, i cittadini hanno lasciato i propri dati e la firma per la causa promossa dagli attivisti e racchiusa in 6 punti elencati nella petizione. La voce del Miralfiore: siamo noi, dicevano al megafono, ora basta, il parco merita rispetto. Poi, come ha spiegato il presidente della Lupus in Fabula, fino a poco tempo fa il comune aveva affidato la gestione a Marche Multiservizi per 200.000 euro all'anno, poi però con la scadenza del contratto è caduto anche il comitato di gestione, ritenuto invece fondamentale. I promotori del presidio contano di raggiungere almeno 1.000 firme in pochi giorni. Chiediamo il ripristino di un comitato di gestione con una composto da un componente del comune, un componente di chi il comune dovrebbe chiamare a gestire il parco con un contratto di appalto e non come sta facendo adesso con delle chiamate al momento a una cooperativa che ha tanti altri meriti, una cooperativa sociale, ma non si gestisce un parco con le chiamate a spot, ma con un contratto continuativo. Chiediamo quindi l'affidamento a un gestore serio e competente della gestione del parco. Chiediamo che dal bilancio 2023 e seguenti il comune metta in bilancio soldi per la gestione del parco. Ma parte da lì. Il comune non può continuare a fare cassa a spese del Miralfiore. Poi c'è il tema della sicurezza, ha proseguito Angelini, che non può essere garantita tagliando le siepi, ha detto, oppure eseguendo interventi del tutto anomali e contrari al valore della biodiversità di uno scrigno come questo. Hanno fatto una strage di alberi di almeno 40-50 anni. A ripercorrere le storiche battaglie è stato invece Andrea Fazzi, educatore ambientale ed ex gestore del Miralfiore, che conosce ogni pianta e la sua storia. Di volta in volta il motivo è la lotta allo spaccio, o la normale manutenzione, la normale gestione del patrimonio verde, come se gestire il verde fosse automaticamente il tirarlo via. Qui è stato solo tirato via, tagliato in maniera non si capisce neanche tecnicamente è fatto malissimo. Quindi noi chiediamo sostanzialmente un momento di stop, di riflessione,
di condivisione con i portatori di interesse, con le associazioni naturalistiche che sono competenti per la loro storia, per il loro mestiere, e poi a quel punto avere un piano di gestione serio che contemperi anche le esigenze della sicurezza, perché no, perché ci sono, c'è anche la sicurezza, però c'è anche tutto quello che è il valore di questo posto, che è un grande polmone, è un'oasi climatica eccezionale, è uno spazio per l'anima, uno spazio per il benessere. Non c'è un parco del genere in tutte le Marche come questo, che conserva tutti questi valori. Merita una gestione più attenta e possibilmente competente. Al termine di un'approfondita istruttoria, oggi la Regione Marche ha espresso parere negativo alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico di 45 ettari da realizzare sulle colline tra Fano e Cartoceto. Le motivazioni espresse dall'Ufficio regionale per la VIA, la valutazione di impatto ambientale, sono molto chiare. L'impianto, si legge in una nota, si inserisce in un contesto a forte vocazione agricola di qualità e la sua realizzazione comporterebbe uno stravolgimento dell'attuale vocazione con ripercussioni anche economiche. Inoltre non è possibile escludere impatti negativi sugli aspetti geomorfologici, idrogeologici e idraulici che rischiano di compromettere la sicurezza dell'impianto e soprattutto della popolazione. Infine non si escludono impatti negativi in merito al rumore e all'elettromagnetismo. Il parere della Regione, che non è vincolante, ha precisato l'assessore all'ambiente Stefano Guzzi, è stato richiesto dal MITE, il Ministero della Transizione Ecologica, che gestisce il procedimento. Anche la VIA sarà valutata da una commissione nazionale e la decisione spetterà alla Presidenza del Consiglio. E il sindaco Massimo Seri per oggi pomeriggio aveva convocato un incontro con i vertici della società che ha presentato il progetto e il proprietario dei terreni Roberto Taus. Noi siamo in collegamento telefonico con il primo cittadino. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, le parti si sono presentate e poi l'altra domanda che le faccio, ovviamente, quali sono state le loro risposte? Beh, devo dire che la proprietà si è presentata, li ringrazio, anche di grande disponibilità, hanno capito anche le ragioni per cui ci siamo mossi e perché li abbiamo chiamati. Ahimè, devo riscontrare invece che non sono pervenute nessuna informazione, non si sono presentate i proprietari e i referenti della società che ha inoltrato la procedura al Ministero. E questo conferma tutte le nostre preoccupazioni, conferma che sono quelle società lontane che non hanno riferimenti e che si interessano anche del territorio, di tenere rapporti con il territorio. Quindi noi procediamo, prendiamo atto di questo comportamento che peggiora la situazione nei loro confronti. Noi continuiamo con le nostre posizioni, abbiamo già espresso tutte le nostre contrarietà. Ho visto oggi che anche la Regione si è allineata con questi pareri contrari e quindi noi proseguiremo la nostra strada per evitare che si compia questo scempio. Ecco, ma Taus sta ripensando alla vendita dei suoi terreni? Beh, lì c'è una situazione ovviamente di compromessi, però adesso non sta a me dire queste cose, però sono venuti, questo è un aspetto positivo. Ci siamo confrontati, ma il tema è quello delle procedure dell'autorizzazione all'impianto, perché tutto gira attorno a quello e dal comportamento tenuto dalla società, che dovevano in qualche modo, anche come fanno tanti altri che vogliono installare degli impianti, cercano di relazionarsi con le amministrazioni e con i territori. Questo non è avvenuto, la sede è lontana da qua e quindi qualche perplessità ulteriore. Questo comportamento ce lo conferma, quindi dopo questo comportamento, come dicevo, dal nostro punto di vista il comportamento diventerà ancora più rigido e di contrarietà. Sindaco, grazie per questo aggiornamento e buona serata. E noi passiamo ad un altro progetto, che è quello inerente alla riqualificazione del lungomare fanese, chiamato Waterfront, perché nei giorni scorsi è stato presentato il rendering e la nuova idea della località di Torrette di Fano, che vedrà una nuova viabilità, un parco e una piazza più grande che si collegherà direttamente con la spiaggia. Servizio di Filippo Pucci.
Il progetto del waterfront a Torrette e Ponte Sasso convince residenti e operatori economici. Si è svolto venerdì scorso in positivo l'incontro di presentazione della riqualificazione del lungomare di Torrette, una delle località turistiche più apprezzate e frequentate dai turisti per la bellissima spiaggia e la sua conformazione. Addio dunque alla classica località che conosciamo, infatti nella zona principale verrà ampliato il parco dei giardini Tonucci e verrà realizzata una grande piazza che si collegherà direttamente alla spiaggia. Un progetto che si divide in più stralci fino a collegarsi con la località di Ponte Sasso. A spiegarci nel dettaglio i lavori è l'assessore Etienne Lucarelli. Il nuovo progetto affrontato insieme allo studio 3RT, che era insieme a noi a presentarlo, dei progettisti nazionali, prevede la riqualificazione di tutta questa area di Torrette creando una nuova viabilità, quindi il sottopasso non girerà più a sinistra ma girerà direttamente a destra per collegarsi poi con via Miraglio Cappellini andando verso Ponte Sasso e via Buonincontri per arrivare verso Torrette. E le grandi novità sono appunto una nuova e grande piazza, un nuovo agorà dove poter fare tante attività al posto di questo parcheggio e un nuovo parco appunto che sono i giardini Tonucci, che saranno degradanti direttamente sul mare, quindi a questo livello non ci sarà più una terrazza a dividere la spiaggia con la parte superiore, ma andremo a contatto direttamente sul mare. E poi la riqualificazione totale di via Stelle di Mare con una nuova e suggestiva passeggiata dedicata più ai pedoni e meno alle auto, anche se le auto dei residenti e coloro che dovranno fare carico e scarico per gli hotel potranno continuare ad entrare. Inoltre il progetto prevede la realizzazione di nuovi parcheggi, per questo è stato pensato di usufruire della parte retrostante la ferrovia con dei collegamenti sotterranei che permetteranno di raggiungere la spiaggia più facilmente. Il primo stralcio che partirà fin da subito, quindi inizio lavori nel 2023 con il termine lavori nel 2024, ed il primo stralcio sarà appunto la realizzazione dei giardini Tonucci che arriveranno direttamente sul mare e via Stelle di Mare. Facciamo questo per far rimanere i parcheggi e nel frattempo lavoreremo appunto con le proprietà dei terreni dietro alla ferrovia appunto per realizzare nuovi parcheggi là e poi finalmente potremmo lavorare anche su questa nuova area parcheggio all'interno per farla diventare una vera piazza. Una riqualificazione tanto attesa da questa realtà che finalmente, seppur a stralci, vedrà il suo compimento. Adesso partiamo con l'esecutivo con l'obiettivo di appaltare entro l'anno, perché vogliamo che l'opera, il primo stralcio, sia realizzato entro la primavera del 2024. Ovviamente è un intervento che caratterizzerà la nostra città, che dopo il percorso della riqualificazione del centro storico si aggiunge anche il lungomare per renderla, come dicevo, più competitiva, più attraente, più accogliente e sicuramente più bella. Questa è la sfida che ci siamo dati e questi sono gli obiettivi che stiamo perseguendo. Rimaniamo a Fano, dove sono stati presentati i corsi di alta formazione dell'Istituto Tecnico Superiore Turismo e Nuove Tecnologie, dunque opportunità formative totalmente gratuite che consentono a circa l'80% dei diplomati di trovare un lavoro. Diffondere i risultati dell'ultimo biennio e presentare la nuova programmazione, in particolare il percorso Digital Storytelling che si svolgerà nel comune di Fano. Sono stati questi gli obiettivi dell'incontro organizzato alla Fondazione Carifano dall'ITS Turismo e Nuove Tecnologie Marche, una scuola d'eccellenza post diploma che offre percorsi di specializzazione tecnica che consentono di stabilire una forte sinergia tra la formazione e il mondo economico, commerciale e industriale. Infatti il 50% delle ore vengono svolte in azienda e i docenti sono per oltre l'80% consulenti, imprenditori e professionisti. Il punto di forza sta proprio nella capacità di garantire l'acquisizione di competenze che forniscano elevate opportunità occupazionali. Abbiamo avuto 22 diplomati, di questi 22 diplomati l'86% sta già lavorando in modo coerente con il percorso svolto e quindi i risultati hanno spinto a presentare questo nuovo corso che partirà qui a Fano. L'occupazione per noi è determinante, gli ITS esistono perché hanno questo scopo, sviluppare competenze nelle 900 ore di laboratorio e nei 6 mesi in azienda e queste competenze poi metterle subito a terra permettendo alle aziende di assumere questi ragazzi o a tempo determinato indeterminato o a volte i ragazzi
si preparano per il lavoro autonomo. Ecco, dati importanti anche a Pesaro. A Pesaro sono stati dati molto importanti, come dicevo prima, stiamo alle percentuali vicine al 90% di occupazione su questo tipo di percorso, ma anche altri percorsi che sono vicini a questo, che riguardano sempre il mondo digitale, come Digital Strategy, hanno comunque delle percentuali molto elevate. Stiamo lavorando sostanzialmente su una necessità delle imprese che magari non è ancora chiara, ma che nel futuro vedrà sempre più coinvolto questo tipo di figure. È un importante evento che in questo momento alcuni ragazzi di un altro corso, che è il Digital Project Manager, stanno facendo a Roma, dove sono praticamente partecipano al Maker Fair, la fiera del fare, la fiera creativa, e l'ITS Turismo e Nuove Tecnologie Marche è stato selezionato tra i 30 che erano stati scelti inizialmente sui 70 nazionali, e ci sono 6 ITS che in questo momento presentano i loro lavori davanti al Ministero e davanti al responsabile scientifico, che è della Ca' Foscari di Venezia. Il percorso formativo è completamente finanziato dal MIUR e dalla Regione, che stanzia 2 milioni di euro a biennio per gli ITS delle Marche. Le iscrizioni ai percorsi biennali di 1800 ore scadono il 19 ottobre, dopodiché verrà effettuata una selezione dei candidati. La formazione è fondamentale, le cose cambiano molto in fretta, oggi hanno bisogno tutte di essere affrontate. Chiaramente la Regione Marche investe moltissimo su questo, e gli ITS hanno un ruolo molto importante, ci sono molte forme, diciamo così, di programmazione e di formazione attraverso molti enti. Oggi ci soffermiamo sugli istituti tecnici superiori, gli ITS, che sono, ripeto, 4 fondazioni nella nostra regione. Questa qui di Fano è una delle più tenaci, usiamo questo termine, che affronta, diciamo, con forza proprio i temi dell'innovazione, quelli tecnologici, quelli della digitalizzazione, appunto, ed ha risultati molto molto positivi. Quando oggi si dice non trovo lavoro, cerco ma non trovo, o non cerchi per davvero oppure non hai la preparazione che ti consente di poter entrare. Se hai la giusta preparazione, il lavoro oggi fortunatamente si trova abbastanza agevolmente. Dopo i saluti istituzionali, all'evento sono intervenuti ex studenti e professionisti che hanno mostrato contenuti e metodologie didattiche che si utilizzano nelle classi. A portare la sua testimonianza anche Tommaso Vagnini, 27enne, che si è diplomato la scorsa estate in Digital Storytelling. Questo percorso per me è stato altamente formativo e mi ha dato una direzione proprio nuova per la mia sfera lavorativa, e facendomi consolidare e apprendere nuove esperienze nel mondo digital, che oggi secondo me sono la base per affacciarsi nei lavori del futuro. E poi questa esperienza mi ha portato a fare uno stage presso un'agenzia di comunicazione di Cattolica, dove attualmente lavoro, ed è stato veramente un bel trampolino di lancio e per poi cimentarmi nel mondo del lavoro effettivo, insomma, portando quello che avevo preso il corso. Mi ha permesso di affilare e di sviluppare nuove competenze nell'ambito della fotografia, soprattutto della scrittura, nell'ambito video, social e tutto quello che riguarda il web, insomma. Quindi è un'esperienza che propongo molto volentieri ai nuovi ragazzi che magari non hanno ben chiaro il loro futuro e non hanno idee chiare di cosa fare, perché gli aprirà una vista sul mondo di questi nuovi lavori che sempre più sono richiesti, e sempre più le nuove generazioni riescono a dare il meglio di loro, conquistando bene questi mondi riescono a poter dire la loro e sono sempre ben visti da imprenditori per potergli dare delle nuove possibilità. Anche questa sera apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri ad Alessandro Aiudi e Gabriella Tamburini, residenti a Carrara di Fano, che ieri hanno festeggiato 50 anni di matrimonio. Auguri da tutti i familiari e da Fano TV. Con queste belle foto chiudiamo qua il nostro telegiornale. Vi ricordo l'appuntamento con l'informazione per domani mattina alle 7 in diretta con Massimo Foghetti. Buona serata a tutti.